Altri due arresti significativi. Così il comandante dell'antiterrorismo britannico, Pat Rowley, ha definito i risultati dell'operazione della polizia nelle Midlands occidentali e nel nord-ovest dell'Inghilterra in relazione all'attacco a Westminster di mercoledì. Sono quindi 9 al momento i fermati, mentre nella notte è salito a 5 il numero dei morti, con il decesso di uno dei feriti, Leslie Rhodes, 75 anni, di Streatham, nel sud di Londra, falciato dall'auto dell'attentatore, del quale si cominciano a sapere più cose. Intanto che il suo nome di nascita era Adrian Russell, nato 52 anni fa nel Kent, a sud-est di Londra, da madre single, e che assunse il nome di Khalid Massoud dopo la conversione all'Islam. Aveva diversi precedenti penali ed era stato condannato per la prima volta a 19 anni con l'accusa di danneggiamento, e l'ultima nel dicembre 2003 per possesso illegale di armi. Era stato nell'occhio dei servizi di intelligence probabilmente perché nel 2005 aveva soggiornato in Arabia Saudita, pare insegnando inglese a piloti e hostess dell'aviazione civile saudita. L'ipotesi è che proprio lì l'uomo si sia radicalizzato, influenzato dai predicatori wahabiti. Un percorso di vita che sembra ricordare quello degli affiliati ad Al-Qaeda più che le biografie dei giovani attentatori reclutati dall'ISIS. E c'è da capire che ruolo possa aver giocato l'ambiente in cui viveva, un sobborgo della zona ovest di Birmingham, la seconda città britannica per numero di residenti, poco più di 1 milione, come pure per dimensioni della comunità islamica, il 22% degli abitanti in rapida crescita demografica, mentre in tutto il Regno Unito la proporzione si aggira intorno al 5%. E proprio a Birmingham, da qualche anno, per la festa di Eid al-Fitr, la fine del Ramadan, si concentrano decine di migliaia di persone da tutta l'Inghilterra per pregare insieme, sotto la sorveglianza degli agenti segreti di Sua Maestà.